Hai mai montato un mobile senza farti aiutare da nessuno? Le istruzioni te lo sconsigliano. Se vuoi un tavolo su cui pranzare senza paura che ti caschi sulle gambe, fatti aiutare da qualcuno. Anche nell'aula scolastica il sapere è più solido se costruito in gruppo. Come possiamo trasformare l'apprendimento in un gioco di squadra? Col Cooperative Learning. Il Cooperative Learning, detto anche apprendimento cooperativo, è una modalità di apprendimento basata sulla cooperazione e sul confronto all'interno di un gruppo di allievi che collabora per costruire una nuova conoscenza. Permette di organizzare e dirigere il lavoro di piccoli gruppi di studenti per assicurare il coinvolgimento e l'apprendimento di tutte e tutti. Nel Cooperative Learning, il docente determina gli obiettivi di apprendimento di una lezione o di un percorso, poi predispone i materiali e le strutture di lavoro che permetteranno agli studenti di raggiungerli. In pratica, cosa dobbiamo fare? Scegliamo una struttura di lavoro adeguata. Formiamo gruppi eterogenei. Definiamo i ruoli all'interno del gruppo. Forniamo i materiali necessari. Diamo una consegna chiara. Infine, valutiamo gli apprendimenti. Per strutture di lavoro intendiamo un repertorio di schemi per il cooperative learning sviluppato nel tempo dalla comunità pedagogica. Le strutture ci aiutano a capire come comporre i gruppi, come suddividere la lezione in più fasi, quanto tempo dedicare a cosa e come organizzare la restituzione e la valutazione. Il cooperative learning permette di pianificare una didattica molto coinvolgente e si può applicare con grande frequenza e per qualsiasi disciplina. È una metodologia estremamente flessibile che può affiancarsi o addirittura sostituirsi alla didattica tradizionale. Il cooperative learning permette di rafforzare la capacità di collaborare, di aiutarsi a vicenda e di sviluppare le competenze socio-emotive degli studenti. Il cooperative learning è una metodologia didattica altamente inclusiva perché fornisce delle strutture all'interno delle quali la diversità tra gli studenti può diventare un punto di forza per il gruppo. Aiutando la classe ad essere un ambiente collaborativo e non competitivo, crea le basi per la valorizzazione delle particolarità di tutte e di tutti.